particolarità di quest'organo, a parte la data, diciamo, di nascita, di fabbricazione, ha qualcosa che può essere evidenziato rispetto agli altri, oppure è un classico organo con, ecco, appunto, solo la peculiarità di essere uno dei più antichi di Abruzzo? Ma no, ha tre caratteristiche interessanti questo strumento che non raramente si vedono. La prima è intanto questa facciata a tre campate, perché di solito gli organi italiani settecenteschi avevano tutti ad una sola campata, quindi un po' più piccolini. Le tre campate hanno un significato anche di, insomma, di imponenza. Poi il numero tre sappiamo appunto. Poi ha queste canne chiamate a tortiglione in facciata, che sono lavorate a mano, quindi questo vuol dire che all'epoca chi ha commissionato l'organo aveva disponibilità economica, quindi uno strumento importante per una chiesa importante, forse, perché non tutti gli organi venivano dotati di questi fregi, di questi abbellimenti. Poi l'altra caratteristica è che ha tre flauti, cosa che io sinceramente è la prima volta che vedo, perlomeno in Abruzzo. Di solito troviamo lei ne ha girati molti di luoghi dove suonare l'organo? Sì, ma quelli abruzzesi quasi tutti, e troviamo sempre, perché questa è di derivazione veneta, diciamo, troviamo sempre, oltre al classico ripieno, il flauto in ottava, il flauto in duodecima, oppure la cornetta, che sarebbe un flauto in terza. Qui invece abbiamo il flauto in ottava, il flauto in dodicesima, il flauto in decima quinta, che solitamente non difficilmente troviamo, se non in organi più moderni, tra virgolette, e più grandi. Yuri Takenaka, buonasera, benvenuto a Montorio per questo concerto davvero fantastico, davvero, davvero una voce straordinaria. Nel pomeriggio l'ho vista andare in giro per le vie del paese a fare delle foto particolari nei vicoli e nelle piazze di Montorio. Come mai? In Giappone non c'è questo paesaggio, oppure è stata colpita da qualcosa in particolare? No, perché in Giappone è tutto diverso, perché qui comunque è bello questo paese. Sì, io vivo a Roma da tanti anni, però è tutto diverso, allora mi piaceva fare le foto. E questo connubio tra organo, tromba, tenore, soprano è una cosa davvero meravigliosa. Da quanto tempo voi vi esibite in questo quartetto? Ormai da tanti anni, non mi ricordo, più di 10 anni forse. Il tenore è suo marito? Sì, è mio marito. Quindi una nuova esperienza, il prossimo concerto, la vostra prossima esibizione, quando sarà? Sarà giugno, che forse faremo un concerto con orchestra, Magnificat di Bach, cosa. Sperando di rivedervi presto qui a Montorio. Thank you.
tenore Ciavarella, buonasera, una serata di musica fantastica anche per i più profani come il sottoscritto. Parlando prima con sua moglie, dicevamo questo fantastico connubio di organo, tromba, soprano e tenore. Da dove nasce questo connubio, appunto questo mix di musica perfetta? Sono gli strumenti più antichi in assoluto, la voce umana è chiaramente il primo strumento, ma comunque stiamo parlando veramente delle basi della musica, della nostra musica, insomma. Quindi ovviamente sono gli strumenti che meglio si amalgamano, insomma. Avete arrangiato stasera qualcosa oppure gli spartiti, la musica, la voce, la vostra voce è quella originale, diciamo, oppure avete messo qualcosa di vostro? No, è tutto originale, solo alcuni brani così come d'uso, quindi quando un brano viene ripetuta, la stessa melodia viene ripetuta una seconda volta, chiaramente ci sono delle variazioni, quindi sono dei brani tema con variazione, insomma, la seconda parte viene ripetuto lo stesso tema ma variato, però per il resto gli spartiti sono quelli originali, sono quelli scritti all'epoca. L'acustica di questa collegiata insieme all'organo si presta a questo tipo di esibizione oppure potremmo fare qualcosa di meglio? No, assolutamente sì, forse l'idea di riportare dove era originariamente l'organo, cioè di farlo scendere, riportarlo vicino all'altare potrebbe aiutare per i prossimi eventi, più che altro per il pubblico, per dar modo al pubblico di seguire meglio lo spettacolo. Però anche così l'acustica è eccezionale, il posto è bellissimo, il paese, è la prima volta che vengo in questo posto, veramente mi sono innamorato di questo posto, veramente molto bello, la gente è cordialissima, veramente una bella esperienza.